bene. Allora, Maurizio, io voglio farti vedere una cosa. Una cosa un po' particolare, eh? Poi tu valuta tu e mi sai dire cosa pensi di queste immagini. Vai con le immagini. Sai, Carlo, che lui nei suoi concerti li termina sempre prendendo una fan e baciandola. Non è... Qua erano tutte pronte. Anche la signora Parodi. Dal bacio di ieri sera di Robbie Williams è cambiata. Baciamoci. Spero una prossima volta di poterla rivedere. Non solo a suonare, ma magari che ne so. Vuoi un bacio? No. Maria le piace così tanto il vintage che si è sposata Maurizio Costanzo. E credo che poi si metta a baciare chiunque. Lo do io a lui. Oh. Grazie. Allora, Maurizio, tutti questi baci, come li hai visti? Ma guarda, la polemica intorno a quella di Robbie Williams, mi si passi la parola, trattasi di una gigantesca stronzata. Dopodiché, se si è voluto fare polemica, allora, si faccia polemica, ma si fa polemica, lo ripeto, su una stronzata, chiaro? Se poi questo ha fornito a Crozza, forse ha corto di argomenti, un motivo per parlare, sono contento per Crozza. Senti, per il resto poi facciamo così, se Maria dovesse rifare Sanremo, molto lei, se Maria dovesse rifare Sanremo, io le chiederò di dare degli schiaffi. Sarà un'altra stronzata, ma diversa. Senti, ma scusa, ti ha dato un po' fastidio oppure è un gioco dello spettacolo? Ma che vuoi fastidio mi dia di Robbie Williams che dà un bacio su un palco? Massimo, ma che fastidio mi deve dare? Ma a te ti darebbe fastidio? Ma non pigliamoci no, in io... giro. No, ma... No, no, ma io per carità, siccome ho sentito tutte queste polemiche, ho detto, ma uno come Maurizio, ma che gli frega se dà un bacio su un palco a Robbie Williams, giusto o no? Non me ne frega niente, non me ne frega niente di Robbie Williams, non me ne frega niente di Williams, niente, io vivo con Maria da 25 anni, quanto me ne può fregare meno di un bacio su un palco di Robbie Williams, eh? Vogliamo parlare?